Finalmente sono arrivati i pacchi dall'ARS e quindi mi sono arrivati anche i nuovi sensori di temperatura. Siamo con il E80 famoso che funzionava benissimo. Sono arrivati i nuovi LM75AD, li danno così adesso. Non sono né rail né tape né niente. Intanto, le lampade della retroilluminazione di questa sono più piccoline del 80 rispetto a quelle del E120, quindi anche i trasformatori sono un po' più piccoli, ovviamente la tensione è un po' più bassa, però ha sempre tre lampade e è sempre collegate nello stesso modo. Ora, il sensorino di temperatura è qua e questo legge la temperatura del display. E se non ha fallito, è una della serie che falliva, fallirà presto. A questo punto, visto che ce l'ho sul tavolo, glielo cambiamo anche. Da notare che è su un floating capton, quindi di saldatura e saldatura rompicoglioni a mille. Condensatore di disaccoppiamento ce l'ha a fianco. E nulla, ora mi metto lo cambio e lo richiudo. Disaldato e pulito. E non si vede niente, è tutto nuovo, sembra pulito pulito. Adesso lo risaldo e ve lo faccio vedere risaldato. Ed eccolo risaldato. LM. E questo è il vecchio. Vediamo se riesco a focalizzare. E abbiamo sensore di temperatura che sta leggendo correttamente e piano piano sta crescendo visto che le lampade si scaldano. Ora, tanto per controllarlo, lo controllo col termometro e poi gli do anche una scaldatina di aria calda per riprovare lo strumento. Dopodiché lo chiudo, lo metto al forno prima di chiuderlo. Lo richiudo e dopo lo rimetto al forno e lo riattacco per vederlo se continua a funzionare bene o no. Comunque, ora ho il solito mio strumento ST60 di testa attaccato, che gli sta mandando il vento e quindi cambiando. Girando piano piano su, cambia la direzione e se poi andiamo a dargli un po' di giri sotto, cambia anche il vento, perciò sta ricevendo da Seatalk. E Seatalk ormai a posto, ricevendo e trasmettendo. L'oscilloscopio l'ho messo in roll. Piano piano anch'io sto facendo la mano con questo oscilloscopio perché rispetto all'altro che era molto più complicato, al time base che è Y tempo, e a quel punto è normale. Dopo abbiamo XY, ma in questo caso non ci aiuta niente. E abbiamo roll dove prende e cammina da una parte e va all'altra, così vedi quello che sta succedendo, le variazioni in tempo e così via. È molto comodo per guardare i dati, altrimenti in questo caso
Se vi è piaciuto datele un mi piace, se non vi è piaciuto datele un non mi piace, ovviamente su YouTube. Se è più complicato di così potete lasciare un commento. Grazie.